Voglio dare veramente un benvenuto di cuore a tutti quelli che sono venuti a Mantova e con la vostra presenza avete reso Piazza Sortello una delle piazze più belle di Mantova, ancora più bella. Grazie davvero di essere qua. Noi abbiamo le luci, conteniamo fino a un certo punto, ma mi dicono che essere piena di fuori. Era una serata che avevamo programmato già per l'anno scorso, ma il terremoto ha impedito di realizzarla. Siamo molto felici che ci sia Piazza Sortello Gremita, è una grande occasione di divertimento sia per i nostri concittadini che per tante persone che vengono dalle città e dalle province limitrofe. È solo l'inizio dell'estate mantovana, ci sarà subito un grande evento tra poco. Certo, è il primo grande evento dell'estate, il 6 di luglio ci sarà la Notte Bianca e sarà la prima notte bianca che poi sarà ripetuta ancora il 21 di settembre. Molto bella, ringrazio gli amici di Radio Bruno perché è sempre una bella festa. Io poi non sono abituato a fare tante di queste cose, quindi per me è sempre una sorpresa. E insomma, poi io sto lavorando a un disco nuovo, quindi non avevo canzoni urgenti da promuovere, mi sono divertito a fare un po' dei classici del passato. Non è la prima volta, perché quando avevo appena firmato il contratto con la Sugar ero stata qui per un festival jazz con un trio, eravamo pischellissimi e mi ricordo che già avevo distrutto le mie caviglie sul fantastico ciottolato, ma il concerto era stato straordinario, quindi tornare e vedere che c'è la stessa meraviglia in un contesto completamente diverso è bellissimo. È un anno veramente intenso, calcolando che è iniziata a luglio scorso la promozione di questo disco nuovo. Io sono grata soprattutto perché il pubblico c'è e si diverte, ha voglia di avere emozioni belle, quindi io non posso che cibarmene di conseguenza. Direi molto bene, un pubblico caloroso, piazza pienissima, è stato molto bello. Il momento del live è il momento migliore, secondo me, in cui interagisci col pubblico, c'è questo scambio di energia, quindi qualsiasi tipo di pubblico ti dà la carica ed è sempre un bel momento esibirsi. E secondo me questa sera ci scambiamo il palco, siamo in tanti, quindi è bello anche esibirsi con un solo pezzo. E c'è bella energia, tanta grinta e soprattutto tanta gente, quindi è quello che volevamo noi questa sera. Da 3-4 anni ormai che sto continuando a presentare non solo concerti ma soprattutto eventi comici, quindi mi potrete vedere su Sky tra poco, perché nel periodo invernale va in onda Metropolis, che è un programma su Comedy Central fatto di comici. Guarda, Mantova purtroppo la vedrò domani, quindi se vuoi ci rivediamo domani pomeriggio, però ho visto poco ed è veramente una bella cartolina, la definisco così, molto molto bella.